È stata inaugurata mercoledì sera nei locali dell'ex monastero benedettino annesso alla chiesa di Santa Flavia la mostra Barocco Andino Contemporaneo, l'influenza dei maestri italiani nella scuola di Cuzzo in Perù. Un'esposizione curata da Don Gino La Placa e allestita in occasione del centenario delle apparizioni della Madonna di Fatima, grazie alla collaborazione di 15 parrocchiani che hanno curato i dettagli della mostra che rimarrà aperta al pubblico sino al 15 ottobre. Quando io ero arciprete ad Acquaviva, un giovane che si recava in Perù 3 volte l'anno mi portava questi dipinti. Io sono rimasto estasiato per quanto riguarda la perfezione dei colori, delle decorazioni che invadono gli abiti delle Madonne e degli Arcangeli. Io sono rimasto estasiato, che il mio desiderio era quello di fare, di conoscere questa pittura di decorazione di rilievo che è sconosciuta, diciamo, a livello europeo, soprattutto dalle nostre parti. 48 tele che evidenziano il perfetto sincronismo della fede cristiana con le credenze andine. Tre le sezioni della mostra, dalla Madonna di stile meticcio ai soggetti vari, agli angeli e arcangeli. Figure dai volti dolci, espressione dell'amore di Dio. Viene identificata la Madonna con la Pacha Mama, cioè con la grande terra, perché come la terra dà prodotti e protegge, sostiene i suoi figli, così la Madonna con il bambino rappresenta questa tenerezza, questa protezione, questo nutrimento per il bambino Gesù. Nel secondo corridoio troveremo dei dipinti vari dove viene espressa altamente la fede cristiana. Nel terzo corridoio troveremo gli arcangeli, soprattutto gli arcangeli archibugieri con le armi in mano. Così come nell'arte cristiana Michele lotta con i suoi angeli contro Lucifero, contro il male, così sono identificate e si spiega il motivo di queste armi che portano questi angeli dolcissimi.